Siamo con il sindaco Vitellaro. Innanzitutto complimenti per questa sua nuova rielezione. Forse è andata oltre ogni rosea previsione. No, è stata un'elezione che io francamente mi aspettavo per il lavoro che abbiamo compiuto assieme alla mia squadra in questi 5 anni. È stata dura, ovviamente, è stata dura perché praticamente la compagine che era dall'altra parte era molto nutrita ed era rappresentativa di diverse forze politiche, per cui la soddisfazione è ancora maggiore. Gli abitanti di Milena hanno voluto premiare Vitellaro, ma anche hanno voluto dare continuità al lavoro che la sua amministrazione aveva già iniziato. Quindi gli abitanti di Milena hanno compreso che abbiamo operato bene in questi 5 anni e, secondo me, vogliono che completiamo il programma che avevamo iniziato e non per colpa nostra non avevamo potuto realizzare. Infatti, questi 5 anni sono stati propedeutici a realizzare che cosa adesso? Noi continueremo a fare alcune cose che avevamo intenzione di completare. Per esempio, per quanto riguarda l'ATO, i rifiuti sono in questo momento uno dei problemi più spinosi che hanno le amministrazioni. Si risolvono solo se quel programma che abbiamo portato avanti in questi anni di educare i cittadini alla raccolta differenziata deve essere il trampolino di lancio per fare anche la componente umido che possa consentire di poter poi arrivare probabilmente a un risparmio che è quello che si aspetta il cittadino, di avere il paese sempre più pulito. Un'altra cosa che sicuramente realizzeremo è andare a ampliare il cimitero che già siamo sulla strada giusta, abbiamo avuto una donazione di un terreno accanto al cimitero, faremo l'esproprio delle altre particelle e immediatamente in questi anni andremo a trovare le risorse per realizzare l'ampliamento del cimitero che ce lo chiedono i cittadini. Faremo sicuramente, istituiremo dei voucher, c'è bisogno di lavoro, noi dobbiamo contribuire a far sì che contribuiamo a dare quel minimo di occupazione che la gente si aspetta per cercare di contribuire a far partire questa economia, le cui maggiori responsabilità naturalmente ce l'hanno i governi regionali e nazionali. Noi ci faremo trovare pronte per questo tipo di risposta. Durante la campagna elettorale, diceva poco fa, è stata una campagna elettorale tosta. Qual è la cosa più bella e la cosa più brutta in questo arco di tempo che le è capitata? La cosa più bella è avere visto che i giovani che componenti della mia lista partecipare con quella straordinaria pulizia, con il sorriso, diciamo senza offendere mai nessuno. Dall'altra parte invece ho visto i toni alti, ho visto le aggressioni che non meritavamo, che potevano risparmiarsele. Penso che la gente di Milena, sono persone intelligenti, hanno capito la parte che bisognava votare. A proposito, cosa si sente di dire adesso agli sconfitti, al suo avversario politico? Già quando è arrivata la telefonata di Giovanni Rantazzo, che naturalmente lo ringrazio assieme ai componenti della sua lista perché c'è stata sempre una lealtà e un rispetto istituzionale durante questa campagna elettorale, si è complimentato con me per il successo. Gli ho chiesto immediatamente la collaborazione perché il momento è particolare. I problemi non sono solo del sindaco e della mia maggioranza, ma sono dell'intero paese. Chiedendogli la collaborazione, si è messo a disposizione e speriamo che assieme possiamo contribuire a risolvere i problemi che attanaglia la nostra città. Quindi si potrebbe lavorare in sinergia? Io chiederò l'istituzione dei tavoli tecnici, non solo con la lista capeggiata da Giovanni Randazzo, ma anche con i grillini, che ritengo molto importante perché è una formazione politica nuova, giovane e aperta. Manifesteremo sicuramente, collaboreremo sicuramente mettendo le problematiche che Milena ha su questi tavoli tecnici, se troviamo dei punti di unione, a lavorare in sinergia per dare le risposte migliori. Questo è l'auspicio del sindaco. A proposito dei grillini, è vero che probabilmente si sapeva già che la battaglia, tra virgolette, sarebbe stata tra lei e Giovanni Randazzo, ma si aspettava questo flop, abbastanza importante da parte, appunto, dei grillini? Io diciamo che i grillini li ho apprezzati molto per le tematiche che hanno scelto, le tematiche ambientali, le tematiche sullo sviluppo,
Quindi, siccome sono una forza politica importante a livello regionale in questo momento, una componente che possono dire la propria, ho sempre avuto una fortissima forma di rispetto nei loro confronti. Già mi sono impegnata con Francesca Cordaro, con Giovanni Schillaci, che sono, diciamo, i rappresentanti di punta di questa forza politica, perché gli ho chiesto la collaborazione, si sono messi a disposizione e questo mi incoraggia in un percorso che avremo in questo futuro. E la risposta, la gente ha capito che era una forza di disturbo, è una forza, una proposta, però naturalmente ha cercato di impegnarsi tra le due liste che capiva che erano le più forti. Due paroline per il suo vero team, per la sua squadra che l'appoggerà in questi anni di amministrazione. Chi saranno le deleghe? Diciamo che formalizzeremo nei prossimi giorni la scelta dei quattro assessori e del Presidente del Consiglio e della Vicepresidenza del Consiglio. Già abbiamo raggiunto l'accordo nel corso di questi anni e consentiremo a tutti i candidati della mia lista di poter esprimere la loro potenzialità all'interno del Consiglio Comunale. Questo è l'impegno che ho assunto con loro. Buon lavoro. Grazie.